Ti stavo proprio aspettando. Si accomodi, signorina. Anita. Abbiamo tante cose da dirci, Anna e io. Se ha bisogno di me, sono qui. Sì. Voglio che tu sia comoda. È il mio posto preferito. Tu non vuoi parlare perché hai paura. Ti sei sentita sola. E io voglio aiutarti perché non devi più soffrire. Anna, sei come tutte le altre. Una bella ragazza di 17 anni. Così ti stanchi. Non devi più farti del male. Io sono qui per aiutarti. Mi hai chiamato tu. Allora, stammi a sentire. Anna, vuoi guardarmi? Lo so che non puoi parlare. Ma fammi almeno un segno. Vedi che non hai bisogno di sforzarti. Sono io che vengo da te. Possiamo già capirci. Guarda. Sono proprio contenta di rivederti. Ecco, siedi qui. Ormai è il tuo posto. Sai cosa facciamo oggi? Io metto su un disco e sentiamo una bella musica. Così ci riposiamo tutte e due. Thank you.
Anna ha tentato di distruggersi e ho dovuto usare la forza per impedirglielo. Mi ero illusa di essere entrata nel suo mondo dondolandomi come se fossi la sua immagine allo specchio, ma questo non è stato sufficiente a farle superare le sue angosce. Appena riemersa, è di nuovo regredita. E così 10 anni fa, se non avessi piantato proprio qui questo melo, con Anna saremmo ancora al punto di partenza. Anche lei ha la sua parte di merito. Qui c'è una mela, una bella mela verde. Ma se Anna sta meglio, deve aver messo dentro questa mela qualcosa di singolare. Forse un simbolo portatore di una soddisfazione infinita. Lei cosa ne pensa? Lo sa come lo chiamano in clinica il suo metodo? Il miracolo delle mele. Pensavo a un'altra mela. Pensavo alla strega di Biancaneve, alla sua mela portatrice di morte. Forse Anna mi ha fatto diventare una fata perché teme che io sia una strega. Mele al posto del seno, ma perché verdi? Anna può mangiare le mele a condizione che non siano mature. Le mele verdi, in quanto mele non mature, appartengono all'albero, vale a dire alla madre. Sono il latte del seno materno. Dunque rifiuterebbe quelle mature? Perché sono staccate dall'albero. Perché rappresentano un altro latte. Forse il latte del biberon. Non avrei mai immaginato che il simbolo potesse diventare una realtà. Forse dobbiamo ammettere che esiste per l'uomo una possibilità di realizzazione simbolica. E questa potrebbe essere anche una strada per uscire dalla schizofrenia. È Anna che mi ci ha guidato. È lei. È lei che ha avuto il coraggio di impormi il linguaggio dei simboli e dei fantasmi di bene e di male che stanno dietro le gioie e le angosce di un bambino molto piccolo. Ma Anna non è una bambina molto piccola, ha 17 anni. Infatti. Ed è per questo che cerco di soddisfare simbolicamente le sue richieste infantili. La mela al posto del latte. Appunto. Allora perché Anna non voleva i cartocci di mele che lei le portava ogni giorno? Crede che un neonato accetterebbe dalla mamma un bidone di latte? No. È la madre che deve imboccarlo nella quantità voluta e a ore fisse.